Salve, siamo i ragazzi dell'ufficio stampa del Liceo Gidi Cassini di Sanremo e in occasione della rassegna Cervo in blu d'inchiostro stiamo per intervistare la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello con il libro La Minuta. Salve. Lei definisce il suo metodo di scrittura un non metodo. Ci spiega in che cosa consiste? Lo chiamano metodo perché non riesco mai ad avere un piano dell'opera prima di iniziare la stesura di un romanzo. Non riesco a partire da una griglia predefinita, ma invece parto da un'unica idea forte, da un'idea centrale che poi vado a sviluppare per addizioni successive. Poi il non metodo riguarda anche proprio le modalità di scrittura. Io non mi ritengo ancora una scrittrice professionista, ho anche un'altra attività per cui le ore dedicate alla scrittura durante il giorno sono poche, sono quelle dell'alba. Oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Così scrive La Minuta. Ma che luogo dovrebbe essere una madre? Idealmente la madre dovrebbe essere un luogo di contenimento, di amore. Io lo chiamo luogo perché durante la vita prenatale la madre è effettivamente un contenitore. Naturalmente alla nascita poi c'è questa separazione tra il corpo del bambino e il corpo della madre, ma la madre dovrebbe continuare a essere un luogo di contenimento psicologico perché possa avvenire uno sviluppo armonico dell'individuo. Purtroppo spesso non è così e le storie che io racconto sono quasi sempre storie di maternità inadeguate. Nel romanzo ci sono veri esempi di maternità, ma le madri della Minuta sono caratterizzate dall'aver abbandonato i propri figli. Si può considerare una madre colei che abbandona i propri eredi? Certo, continua comunque a essere una madre, possiamo definirla inadeguata quanto vogliamo, ma è ancora una madre. In questo libro vediamo in fondo che sia la madre biologica che la madre adottiva, pur abbandonando la Minuta in momenti diversi, per motivi diversi, conservano una qualche forma di legame con lei. Anche la madre adottiva, dopo la restituzione alla famiglia biologica, continua a mettersi in relazione con lei, magari per il tramite del denaro, del suo mantenimento agli studi, le manda qualcosa che possa esserle utile. Quindi non c'è mai una rinuncia radicale al proprio ruolo di madre. Nel romanzo si crea un bellissimo legame tra la Minuta e Adriana, tanto che nel finale lei scrive: "Da lei ho appreso la resistenza" e poi continua dicendoci: "Nelle complicità ci siamo salvate". Ci spiega gli elementi di questa sorellanza? Questa sorellanza inizia con uno sguardo in fondo, con uno sguardo empatico in cui la Minuta e Adriana si riconoscono sia per la somiglianza dei tratti somatici, ma si riconoscono anche forse come disperate. La Minuta perché è costretta a tornare in una famiglia che le è sconosciuta in quanto è stata ceduta a un'altra famiglia quando era ancora lattante. E quindi torna lì con il carico di questa angoscia che l'accompagna verso una vita che lei certamente non desidera, ma
ma in fondo anche Adriana, all'interno di questa famiglia numerosa in cui è l'unica figlia femmina, è in una posizione di sofferenza. A questo primo sguardo empatico segue poi lo sviluppo lento, graduale di un legame molto forte, che è un legame di complicità, di solidarietà, di resilienza. È come se le due sorelle provassero a recuperare sul piano della sorellanza, appunto, quello che non ricevono dai genitori. Un personaggio maschile, molto tormentato, ma anche molto delicato, è Vincenzo. Possiamo dire che Vincenzo sia figlio del mondo rurale, dell'Abruzzo degli anni 70? Ma sicuramente Vincenzo è anche figlio di un ceto sociale subalterno, è figlio di questi genitori poveri che hanno generato in maniera, possiamo dire, controllata tutti questi figli senza poi avere gli strumenti per crescerli. E Vincenzo però porta una carica positiva, nonostante possa sembrare, nonostante forse sia veramente un deviante, un ladruncolo, però in tutto il libro è il personaggio che più ha questa spinta al cambiamento. Ecco, lui ci prova a cambiare quelle condizioni di vita a cui la sua nascita sembra averlo destinato, quindi per me resta un personaggio molto positivo. Uno dei temi fondamentali del romanzo è quello della menzogna, che pone alla protagonista una lacerante ricerca della verità. Ma qual è la verità? La verità è quella sempre negata dagli adulti. La minuta passa da un non detto all'altro. Nei primi 13 anni della sua vita le viene negata la verità sulla sua origine, sulla sua nascita. I suoi genitori adottivi non le rivelano mai che lei è nata in un'altra famiglia, in un altro posto. Poi nel momento in cui decidono invece di restituirla ai genitori biologici, si passa a un secondo non detto. Questa volta quello che viene celato è il motivo di questa restituzione, e per cui questo può anche essere proprio considerato un libro sulla verità negata ai ragazzi. Per me la frase chiave del libro è quella che la Minuta dice ad Adriana quando lei le rivelerà appunto il vero motivo della restituzione. La Minuta dirà: non hai colpa se dici la verità, è la verità che è sbagliata. Quindi questa verità costruita, manomessa, manipolata dagli adulti. Il tema dell'estraneità tra madre e figlia è presente anche nel romanzo Accabadora di Michela Morgia. Tale scelta comune vuol dire che la maternità non è ancora oggi un concetto, un sentimento chiaro e sincero? Ma la maternità, come tutte le cose umane, è soggetta all'imperfezione. Le madri portano sulle proprie spalle un carico pesante, una responsabilità enorme, per cui non è sempre detto che tutte le madri siano all'altezza del compito. Io credo che questo non sia possibile superarlo. A loro volta le madri sono figlie di altre madri, di altre situazioni, e se la vita è stata dura anche per loro, è facile che poi nel ruolo materno abbiano appunto delle
vacanza. Invece, per quanto riguarda il territorio in cui è ambientato l'Abruzzo, diventa molto importante e potremmo quasi descriverlo come un personaggio. Ecco, da cosa nasce questa importanza e quanto influisce nel racconto? È una specie di personaggio che quasi si stende da solo sulla pagina, quasi chiede di essere raccontato, e questo mi racconta la forza delle origini, la forza delle radici, sono degli elementi talmente importanti che a volte si impongono in quello che fai anche al di là delle tue intenzioni. Parlando sempre di ambientazione, nel suo romanzo notiamo una forte opposizione, un forte contrasto tra la civiltà, il mondo urbano e la dimensione più rurale dell'Abruzzo. E questa è una scelta stilistica voluta, e se sì, perché? Ma La Minuta è un romanzo di opposizioni, ce ne sono diverse, quella tra madre adottiva e madre biologica, un'opposizione linguistica, dialetto e lingua italiana, e un'altra opposizione molto forte, potremmo definirla quella geografico-culturale. E io credo che abbia una grande importanza il luogo in cui viviamo, nel senso che le caratteristiche, le opportunità che un luogo ci può dare condizionano a volte pesantemente la nostra vita. E quindi quello che io ho fatto vedere attraverso, per esempio, i personaggi della Minuta e di Adriana è proprio questo: quanto il vivere in un luogo piuttosto che in un altro faccia la differenza. E la Minuta, nonostante questo trauma che subisce a 13 anni quando viene appunto restituita alla famiglia originaria, porta con sé però dal luogo precedente un bagaglio che le sarà utile anche in quelle condizioni estreme in cui va a vivere, mentre Adriana è stata deprivata di tutto quello che la sorella ha avuto, per cui tra loro resta sempre questo divario, proprio in termini di opportunità di vita, che sono strettamente legate al luogo, ma a luogo inteso anche come contesto culturale, contesto ambientale, sociale. La Minuta noi la vediamo in un periodo di giovinezza, ma come se le immagina, come si immagina questo personaggio cresciuto e forse divenuto madre? Ma in effetti io non ho parlato quasi mai della sua vita adulta, se non per qualche breve sprazzo. Come me la immagino? Immagino una persona che è riuscita a elaborare i traumi che ha subito, ma che comunque si porta dietro il carico di quello che le è accaduto. Io credo che certi eventi non siano dimenticabili, sono sempre con noi. Io credo che la Minuta dovrà in tutta la sua vita fare questo lavoro, soprattutto per elaborare l'abbandono, il doppio abbandono che lei ha subito, e quindi lavorare molto su se stessa, sulla sua autostima, perché quello che fanno i bambini in caso di abbandono è proprio questo: reagire inconsapevolmente con una diminuzione dell'autostima. Il bambino non attribuisce la colpa dell'abbandono a chi lo abbandona. Il bambino lo attribuisce a se stesso,
è lui che si sente incapace di farsi amare, indegno di amore. Quindi su quello c'è poi un gran lavoro da fare. Una domanda un po' più personale. Abbiamo letto che lei di mestiere fa la dentista. Come riesce a conciliare questa attività con quella di scrittrice? E in qualche modo queste due professioni si condizionano a vicenda, seppur comunque piuttosto diverse tra loro? Ma diciamo che dopo il premio Campiello è diventato molto difficile conciliare. Prima era abbastanza agevole, nel senso che riservavo pochino di tempo alla scrittura, alzandomi molto presto. Adesso diventa più difficile perché comunque sono sempre in viaggio per presentare il libro, però insomma spero che prima o poi potrò fermarmi e ritirarmi a scrivere. E come si condizionano? Certo, c'è un condizionamento reciproco, anche se come dicevi nella domanda, sono attività veramente diversissime. Però io credo, per esempio, che dedicarmi a una branca chirurgica della medicina mi abbia in qualche modo influenzato anche nella scrittura, perché anche la scrittura è chirurgica, è molto asciutta, scarnificata. È una scrittura che va a togliere, così come la chirurgia. La scelta di non rivelare il nome reale dell'arte ha una motivazione o è una conseguenza naturale del suo scrivere, che come ha detto prima è senza metodo? No, è una scelta, diciamo che all'inizio è stato spontaneo per me omettere il nome di battesimo. Poi, riflettendo, ho capito che aveva una motivazione profonda. Il nome è quello che più immediatamente rappresenta la nostra identità al mondo. E la minuta ha un problema con l'identità, perde l'identità nel momento in cui viene espulsa dalla famiglia adottiva e restituita a quella biologica, che per lei però è sconosciuta. Lei è completamente priva di punti di riferimento. E allora, se non ha un'identità, a me è sembrato giusto che questo fosse rappresentato anche dalla omissione del nome. Ho trovato che il soprannome fosse più efficace nel rappresentare la sua condizione tragica. In un'intervista lei ha affermato che viveva la scrittura con un senso di colpa, di solitudine. Ce ne può spiegare il motivo? Ho trascorso tutta la mia infanzia in un piccolo borgo dell'Abruzzo pedemontano, dove vivevano famiglie di contadini pastori, per cui per me la scrittura credo di averla vissuta profondamente come una specie di tradimento rispetto alle mie origini. In fondo vivevo in una famiglia con un grado di scolarità molto, molto basso, e allora credo che il senso di colpa sia legato un po' a quello, a questo allontanamento, a questo tradimento proprio.